Siamo in diretta, buonasera a tutti, benvenuti sulla pagina della Fondazione Casa del Volontariato di Carpi. Benvenuti a questa serata molto importante. Si tratta di un primo di una serie di incontri che la Fondazione Casa del Volontariato sta organizzando. Un primo incontro molto importante con la professoressa Chiara Saraceno, che è qui con noi e che tratterà di un tema molto, molto sentito, molto importante, appunto, legato anche alla appena trascorsa Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Si tratta di un primo incontro, come vi dicevo, di una serie, incontri che la Fondazione Casa del Volontariato, che come per chi non lo sa, è l'ente strumentale dedicato al mondo del volontariato della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Ecco, dicevo, è un incontro di una serie che la Fondazione Casa del Volontariato ha pensato per accompagnare il territorio. Su una serie di tematiche che nascono da un percorso già attivato alla fine della primavera scorsa, dal titolo Comunità in attesa, e che ha visto la partecipazione di decine di persone attive sul territorio in diversi campi nel mondo del volontariato e del terzo settore. Questo primo incontro è dedicato a un termine che è nato da questa serie di incontri di comunità in attesa, sono diciamo scaturite 10 tematiche principali, quindi 10 temi. Questo primo tema è dedicato al verbo allenare. In che senso? Declinato nel senso che è la capacità di entrare in relazione con gli altri. E attraverso l'esercizio quotidiano fare in modo che diciamo, la comunità si impegni e cerchi di trovare un miglioramento comune. Ecco, l'incontro di stasera è organizzato in collaborazione con le associazioni femminili, quindi le sezioni di Carpi, quindi territoriali, di CIF, quindi Centro Italiano Femminile, e di UDI, Unione Donne in Italia, e con il contributo di AIMAG che ha generosamente appunto dato un contributo economico a queste associazioni per lo svolgimento delle loro attività, quindi un ringraziamento particolare ad AIMAG. Questa sera vi porto anche i saluti del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, l'ingegner Corrado Faglioni, e del presidente della Fondazione Casa del Volontariato, Nicola Marino. Ecco, dicevamo un incontro importante con un ospite, insomma, di rilievo, la professoressa Chiara Saraceno. Insomma, immagino tutti voi la conosciate, ma insomma, due righe, insomma, di biografia, no? Che cercano di riassumere un po' la sua carriera così importante. Chiara Saraceno è una sociologa italiana di grande fama, laureata in filosofia, ha insegnato sociologia della famiglia all'Università degli Studi di Torino. È stata direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche delle Donne, nonché membro della Commissione Italiana di Indagine sulla Povertà e l'Emarginazione. Dalla fine degli anni 2000 è professore di ricerca al Wissenschaftszentrum Sozialforschung di Berlino e si occupa di tematiche legate a cambiamento sociale e sviluppo demografico. I suoi studi si concentrano in modo particolare su politiche e mutamenti familiari, questione femminile relativa alle strategie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, rapporti tra generi e generazioni e sistemi di welfare. Tra le ultime pubblicazioni ricordiamo Conciliare famiglia e lavoro, il welfare, Mamma e papà, gli esami non finiscono mai, l'equivoco della famiglia. Questa sera, insieme a noi, oltre alla professoressa Saraceno, abbiamo Sara Guglielmino in rappresentanza di UDI Carpi e Anna Gelli in rappresentanza di CIF Carpi.
Prima di passare direttamente poi alle domande e alle riflessioni con la professoressa Saraceno, un'introduzione a questa serata di Maria Giulia Campioli, un'attrice del territorio molto conosciuta e che ci farà riflettere, diciamo, sui temi di cui tratteremo questa sera. Andrà tutto bene? Non andrà tutto bene. Andrà tutto bene? Non andrà tutto bene. Andrà tutto bene? Non andrà tutto bene. Basta! Basta, per favore, che mi sale l'ansia! Mai una certezza! Mai qualcosa su cui fare affidamento in modo incondizionato! Mi hanno perfino tolto il pubblico da Sanremo! No, dico io! Allora, va bene rinunciare alle feste di Natale, va bene. Va bene anche ridimensionare notevolissimamente il cenone di Capodanno. Ma Sanremo? Cioè, ma Sanremo è intoccabile! Qui ogni giorno c'è una sorpresa. Ogni giorno è una girandola di colori, indici, parametri, percentuali, direttive, decreti ministeriali. Cioè, a noi l'algoritmo di Facebook ci fa un baffo. Essere o non essere, questo è il problema. Amleto, ma la fai facile tu. Perché tu di dilemmi da risolvere ce ne avevi soltanto uno. Mica come noi, donne investite dalla pandemia, che... Noi abbiamo cominciato a marzo dello scorso anno a risolvere problemi che tutto sommato per allora sembravano anche abbastanza semplici. Mascherina chirurgica? O FPP2? Fila alla COP o spesa online? Camminata sul balcone o cicletta? Nuovo tablet o aumentiamo i giga? In cucina facciamo la DAD o lo smart working? Zoom, Jitsi, Google Meet. Bambini, disegniamo l'arcobaleno o cantiamo bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao? Poi i giorni sono passati lentamente. Molto lentamente. E abbiamo scoperto che potevamo sopravvivere per mesi senza la parrucchiera, senza l'estetista, senza il lievito di birra, senza gli aperitivi con le amiche, senza le gite fuori porta, senza i pranzi domenicali con i parenti, persino senza il calcetto del marito. Che prima? No, ma anche stasera! E dopo invece? Ma come? Non potete ancora andare a giocare? Ma dai, siete all'aperto, state distanziati, sudate persino poco! Qualsiasi cosa, pur di levarcelo di torno almeno per un'ora! Ma si sa che le convivenze in spazi stretti dopo un po' diventano asfissianti, un po' come le gite in barca, no? E infatti, d'estate, noi ci siamo dedicati agli spazi aperti. Abbiamo riscoperto le montagne, abbiamo riscoperto le località amene. Ci siamo illusi che il peggio fosse passato. Ma poi è arrivato l'autunno e lì qualche dubbio avrebbe dovuto arrivarci perché il livello medio del dilemma aveva già fatto un salto evolutivo. Meglio i quaderni con la copertina di plastica da sanificare ogni giorno o i quaderni solo con la carta perché sulla carta il virus vive di meno. Meglio il banco singolo con le rotelle, singolo senza rotelle. O meglio proprio togliere il banco e andare a fare l'outdoor education.
Ma questo era niente rispetto a quello che ci aspettava l'inverno e soprattutto rispetto a quello che stiamo passando ora. Intendiamoci, sono tutte cose che erano risapute da un pezzo. Le ondate, l'alternanza di chiusura e di apertura, intere categorie di lavoratori sull'orlo del fallimento, il sistema sanitario sotto stress. Era tutto previsto, solo che noi esseri umani tendiamo a rimuovere le cose che non ci piacciono. Quello a cui noi donne non eravamo preparate, però, era il dover calcolare modelli matematico-filosofici che nemmeno Pitagora e Lagrange insieme. Avete presente le scale di Harry Potter? I quadri di Escher? I dubbi di Charlie Brown? Ecco, io per semplificare ho fatto uno schemino. Ah, ma non preoccupatevi, in realtà è molto più complicato di quanto non sembri. Il primo dilemma che noi donne dobbiamo risolvere è una chicca nuovissima. Vado a lavorare o resto a casa? Non lasciatevi fuorviare dalle femministe che albergano in voi e che in questo preciso momento vorrebbero gridare: ma non è che se io sto a casa non lavoro! Questo è un argomento vetusto e non pertinente, perciò non lo considereremo all'interno del nostro schema. Se siete madri di famiglia, restare a casa vi consentirà di dedicarvi all'intrattenimento dei bambini e al sostegno genitoriale richiesto per la DAD. Perché se c'è un assioma valido in tempo di pandemia è questo. Le scuole saranno sempre la prima cosa a chiudere e sempre l'ultima a riaprire. Se deciderete invece di entrare nel mercato del lavoro, oltre all'ovvio benefit di percepire un vostro reddito rendendovi così autonome, mia nonna diceva sempre che non si possono chiedere soldi al marito anche solo per comprarsi un paio di calze. Potrete anche decidere di contribuire al ménage familiare. Il fatto che nel 2020 ci siano stati 444.000 occupati in meno, di cui oltre il 70% sono state donne, potrebbe scoraggiarvi in questa vostra scelta. Rimuovete il dato dal cervello e concentratevi sul secondo dilemma. A chi lascio i bambini? I nonni al tempo del Covid. Sarebbe meglio evitarli, a meno che non siate disposti ad affrontare rischiose complicazioni. Ma perché non mi porti più i bambini, che sono la mia unica gioia? Perché? Che cosa sto a fare io a questo mondo se non c'ho neanche qualcosa per rendermi utile? E non me lo dovevi dare questo dolore, a pochi giorni dalla fine, non me lo dovevi dare. Io volevo vivere la mia vita serena con le mie anime belle, perché non me li porti più? Se siete riusciti a non farvi commuovere dalla disperata solitudine dei nonni, vi restano solo due opzioni. Babysitter o congedo parentale. La babysitter da sola costa troppo e non puoi creare un gruppetto di bambini perché allora diventa assembramento, tanto vale che li mandiamo a scuola. Resta il congedo parentale. Ho un sacco di amiche e di amici che hanno ottenuto dai loro datori di lavoro un congedo parentale. Un congedo permanente. Ma c'è un'ultima alternativa. Lo smart working. La risposta al sempiterno dilemma. Casa o lavoro? Con lo smart working non dobbiamo più scegliere. Con lo smart working possiamo fare contemporaneamente entrambe le cose. Se siamo brave troveremo anche i lati positivi della cosa. Avremo più tempo da dedicare ai nostri cari, non dovremo più indossare il tacco 10 per andare in ufficio ed eviteremo ore di coda nel traffico dei pendolari. Inoltre, se anche il nostro compagno fosse in smart working, potremmo dargli una dimostrazione pratica di come riusciamo a stirare le sue camicie mentre cuciniamo la cena e contemporaneamente controlliamo i compiti su Classroom, rispondiamo alla chat delle mamme e chiudiamo un bilancio di esercizio in partita doppia. Se è un maschio abbastanza evoluto, potremmo anche chiedergli di darci una mano a sbrigare qualche faccenda, così, tanto per provare. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Mica male, no? E lasciate che urli quella piccola femminista che è in voi. Ma io queste cose le facevo già anche prima della pandemia e anche prima dello smart working.
C'ha ragione. Ma è proprio questa, quell'unica certezza incrollabile, rassicurante che andavamo cercando, l'unica certezza persino più inviolabile di Sanremo. Che vada tutto bene o tutto male, state serene. Tanto per noi donne cambia sempre molto, molto poco. Allora, ringraziamo Maria Giulia Campioli che ci ha fatto anche sorridere un po' amaramente su questi temi. Appunto, abbiamo intitolato questa serata "È andato tutto bene? Le donne nella pandemia". Esattamente un anno fa, appunto, si chiudevano le scuole, pensando fosse per breve termine, invece sono rimaste chiuse fino all'estate. Esattamente un anno fa, appunto, si chiedeva ai bambini di disegnare dei grossi arcobaleni, no? Cercando di tranquillizzare tutti, dicendo che sarebbe andato tutto bene. Però in realtà forse non è andato tutto così bene. E alla professoressa Chiara Saraceno chiediamo che impatto ha avuto e che ancora avrà la chiusura delle scuole, no? Questa scelta sulle famiglie, perché esattamente dopo un anno, di nuovo, in diverse province, le scuole sono ancora chiuse. Speriamo per breve tempo, ma purtroppo non lo sapremo. Era possibile agire diversamente? E se non era possibile agire diversamente, ci sono delle possibili soluzioni da mettere in atto per limitare al massimo l'impatto che questa scelta ha avuto sulle famiglie italiane? Buonasera. Buonasera. Domanda difficile. Io credo che sarebbe stato possibile agire diversamente, facendolo per tempo. Alcuni paesi lo hanno fatto, tutti i paesi coinvolti, salvo la Svezia, ma la Svezia è un caso anche particolare e anche controverso per gli esiti che ha avuto, ma quasi tutti i paesi hanno avuto periodi più o meno lunghi di chiusura delle scuole. Nessuno l'ha avuto così lungo come l'Italia. L'anno scorso l'Italia è stata la prima a chiudere e l'ultima a riaprire, anzi non ha riaperto proprio, cioè siamo arrivati direttamente alle cosiddette vacanze estive, ecco, senza che ci fosse una preoccupazione al mondo di come fare. Ugualmente l'Italia adesso è il paese che di nuovo ha chiuso prima, sta chiudendo, nella vostra regione, se non sbaglio, siete rosse, quindi siete, sono chiuse anche le elementari, qui in Piemonte ho il sospetto che da lunedì prossimo sarà uguale. Le scuole delle medie superiori hanno avuto in tutta Italia dei problemi. Ci sono delle regioni d'Italia, penso alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, dove le scuole sono praticamente sempre chiuse. E invece, per esempio, sia in Francia che in Germania, che sono due, non parliamo della Svizzera dove sono state chiuse pochissimo, ma in Francia e in Germania, che le hanno chiuse in questa seconda ondata, però adesso sono le prime cose che stanno riaprendo, cioè non riaprono i negozi, non riaprono i ristoranti, non riaprono, però cioè, ci si preoccupa delle scuole. È un'altra idea della funzione della scuola in presenza, è inutile che mi si dica e mi rattrista un po' che l'attuale ministro riprenda il mantra della precedente ministra che la scuola non chiude mai perché ci sono le lezioni, eccetera, come se non ci fosse, come, insomma, poteva almeno cambiare, come dire, slogan, diciamo così. Ma stavo dicendo, c'è una sottovalutazione dell'impatto educativo che oramai, come dire, è testimoniato
testimoniato da diverse ricerche a livello internazionale, ci sono anche dati sull'Italia, l'impatto negativo di questa cosa sugli apprendimenti, sull'aumento delle disuguaglianze, perché questo è, il rischio di abbandono scolastico, oltre che sul disagio psicologico. A seconda ovviamente diverso dell'età dei bambini. Ricordo la primavera scorsa che c'erano delle mamme di bambini del nido che mi dicevano: il mio bambino era aggredito nel linguaggio, per esempio, perché ha perso un po' di stimoli. Ci sono invece adolescenti che stanno giustamente diventando insofferenti perché come dire, essere chiusi in casa nell'età in cui è così importante imparare a prendere le distanze, misurarsi con i compagni, cioè avere altri spazi, può essere molto, molto pesante. Non parliamo del fatto che le case non sono tutte uguali, cioè, come dire, in conto avere la propria cameretta in cui magari ci si può chiudere, isolarsi e si diventa degli eschimori, però è un conto, come succede molto spesso, dover dividere gli spazi fisici e le strumentazioni poche tecnologiche con i fratelli e sorelle, decidere di chi è il turno di usare il cellulare della mamma o l'unico tablet o l'unico computer, e possibilmente senza far rumore, chiedendo ai fratelli di non far rumore perché la maestra altrimenti si irrita o dice ma non si capisce niente e così via. Quindi allargamento delle disuguaglianze tra bambini, quindi l'impatto non riguarda soltanto i genitori, l'impatto riguarda prioritariamente i bambini e i ragazzi. L'impatto poi è pesante, in particolare sulle madri, perché stante la prevalente divisione del lavoro familiare, tuttora sulla base del genere, sono più le donne che gli uomini che si sentono e che hanno e si assumono la responsabilità di gestire queste cose. Gestire a livello pratico, ma anche gestire in termini emotivi e relazionali, come dire, ascoltando e così via. Ma qui, da fatto, prima si diceva smart working, eccetera, c'è una cosa che è avvenuta con la pandemia, che ha acuito anche non solo le disuguaglianze tra uomini e donne, su cui tornerò, ma anche le disuguaglianze tra lavoratori, anche tra lavoratrici, perché è che è una disuguaglianza che è legata a una vecchia disuguaglianza, ma che è diventata anche un nuovo tipo di disuguaglianza, che è la possibilità di lavorare a distanza oppure no. Perché il lavoro a distanza è stato sicuramente, ed è sicuramente una fatica, soltanto più, no, è una fatica nella misura in cui si sovrappone al dover essere presenti sulla scena familiare in cui tutti i membri della famiglia sono presenti e in cui magari c'è anche la DAD e quindi devo anche gestire questo, devo fare l'homeschooling mentre sto facendo, cioè devo fare un po' la surrogata dall'insegnante o la supervisrice mentre devo fare il lavoro a distanza. E però poter fare un lavoro a distanza è stato, lo dico tra virgolette, non fraintendentemi, un privilegio o comunque un'opportunità a fronte di chi facendo, e quasi tutti quelli che hanno potuto fare un lavoro a distanza non hanno perso il lavoro e non hanno neanche perso reddito. Anzi, in parte hanno risparmiato perché non avevano le spese. E questo è avvenuto non solo in Italia, è vero, in tutti i paesi questa cosa. Però è stato un vantaggio rispetto ai lavori che invece si possono fare solo in presenza, dove quelli necessari, essenziali, innanzitutto la sanità, ma pensa quindi tutti i lavoratori in sanità che sono stati esposti a un rischio, come dire, sanitario molto alto e a difficoltà di conciliazione molto alte. Come facevano a fare la DAD se tutte e due lavoravano in sanità, per esempio, e i nonni non potevano essere contagiati, per esempio, c'è chi
non ha più visto i figli perché li ha mandati dai nonni perché si chiudessero in casa, per esempio. E anche questo mi colpisce perché in diversi paesi, in Inghilterra, in Francia, in Svizzera, sono i paesi che conosco, mi sembra anche in Germania, hanno previsto di mantenere aperti i servizi educativi e la scuola per chi faceva lavori essenziali. Poi non era obbligatorio mandare i bambini se uno non si sentiva sicuro, però sapeva che lì sarebbero stati seguiti e al sicuro. Invece da noi non si è proprio pensato per niente, per nulla. Allora, per esempio, la babysitter, ma nel momento in cui tutti devono stare chiusi in casa ed evitare il contagio, anche chi aveva la babysitter la lasciava, cioè, o la babysitter diceva non vengo, non prendo il tram per venire da te, no? La lasciava e tantomeno si prende una sconosciuta mai vista prima per l'emergenza, a parte il costo. Il congedo, una dottoressa, cioè che bisognava stare sul fronte, non lo piglio, no? Cioè, se devo essere fronteggiare, eccetera. No. Quindi anche questa cosa va bene che ci siano stati, però è anche una visione del lavoro che è tutta, non è, che non corrisponde alle varie modalità, però si parla sempre soltanto, giustamente, di chi lavorava in sanità, ma pensate alle commesse. Anche loro hanno lavorato, sono stati sul front line e con molte meno protezioni. Con molte... Adesso si sta discutendo, parlando del fatto che dovrebbero essere vaccinate come lavoratori a rischio, no? Solo adesso si comincia a pensare. Pensate, perché è chiaro. Quindi questi sono lavori tra gli uomini, penso anche tutta la logistica, eccetera, perché tutti noi abbiamo utilizzato quelli che se lo possono permettere, servizi online, la spesa online, eccetera, ma chi ce la porta stava fuori, non stava dentro casa. Quindi il poter lavorare a distanza è stato sicuramente, io non lo chiamerò mai smart working, quello che è stato fatto era poco smart, era molto working, era molto doppio lavoro in contemporanea invece che in sequenza, no? Quindi po è poco smart da tutti i punti di vista, perché ciascuno si è arrabattato come ha potuto, anche con gli strumenti che poteva, eccetera. Però è stato comunque un vantaggio relativo rispetto a chi questa cosa non la poteva fare. E questo non dobbiamo trascurarlo, perché chi ha perso il lavoro? Le donne. Non è vero, come in tutte le domande, in una domanda che mi è arrivata, non è vero che in tutte le crisi sono le donne le prime a essere mandate a casa. Non è vero. Nella crisi del 2008 il lavoro è stato perso dagli uomini. Dappertutto, non solo in Italia, perché è stata una crisi soprattutto della manifattura. Quindi la grande perdita di occupazione che c'è stata nella crisi del 2008 e che non è stata recuperata del nulla, del tutto prima di questa qui, è stata una crisi che ha colpito l'occupazione maschile. L'occupazione femminile non era affatto diminuita, aveva solo rallentato la già lenta aumento in cui era, come dire, instradata in Italia. Mentre questa crisi ha colpito le donne, ma non perché sono donne in termini occupazionali, ma per come sono concentrate nei settori occupazionali. E questo non avviene soltanto in Italia, in tutti i paesi sviluppati. I settori più colpiti sono stati i settori dei servizi, quelli che sono stati chiusi top down, non per una crisi di mercato, per niente, perché sono stati chiusi per contrastare la pandemia. I servizi, ma non solo i servizi alla persona, i servizi alle imprese, servizi, il commercio, soprattutto quello al minuto, i supermercati hanno retto molto meglio. La ristorazione e il turismo.
dove c'è una forte concentrazione di occupazione femminile, infatti se noi andiamo a vedere da dove hanno perso il lavoro le donne, vediamo che sono queste, sia come lavoro alle dipendenze che come lavoro autonomo. Questo spiega perché, e sono anche i settori dove sono più presenti contratti temporanei, pensate alla stagionalità nel turismo, che sono meno protetti, per esempio è meno facile che ci sia la cassa integrazione, magari c'è quella in deroga, ma perché sono imprese piccole, e dove c'è anche tanto lavoro autonomo, che per definizione, anche per loro scelta, ve lo dico, in tempi non sospetti, non ha le garanzie. Infatti hanno dovuto, con le varie misure, tamponare l'inesistenza di protezione. Quindi il fatto che il 70% dell'occupazione persa sia femminile dipende da quali settori sono stati colpiti, che sono quelli dove le donne sono più presenti, a differenza del 2008, in cui invece sono stati colpiti i settori prevalentemente maschili. Certo, il problema è che gli uomini sono nella stragrande maggioranza occupati, quindi sono stati colpiti nel 2008 una quota rilevante di uomini sulla totalità, grosso modo, degli uomini occupati. Nel caso invece di adesso, soprattutto in Italia, in questo caso, la perdita di occupazione femminile è avvenuta in un contesto in cui era già bassa l'occupazione femminile. Noi avevamo un 48-49% di occupazione rispetto all'oltre 60% della media europea, che è tenuta bassa dall'Italia, perché se noi ci confrontassimo con altri paesi sarebbero ben più del 60%. Quindi il colpo che dovunque è arrivato alle donne per le caratteristiche dell'occupazione femminile in Italia è un colpo gravissimo, perché eravamo già in una situazione di difficoltà. In più, molte di queste occupazioni che si sono perse sono, non tutte, sono occupazioni a bassa qualifica. E non tutte, sia ben chiaro, a bassa qualifica, che sono anche quelle più spesso che si devono fare in presenza che non si possono fare a distanza. Allora, questo va considerato alla luce del fatto che in Italia, già in condizioni di normalità, a differenza che in altri paesi, fa differenza per l'essere occupate il livello di istruzione delle donne. Cioè, non fa differenza solo come per gli uomini sul tipo di lavoro che si può fare, fa proprio anche differenza sul fatto se si lavora, se si è occupate o meno, e se si rimane occupate anche quando si fa una famiglia. Quindi il venir meno di queste occupazioni ha anche ulteriormente ridotto il bacino di domanda di lavoro cui si rivolge quelle, spesso, non solo, quelle a bassa qualifica, che sono quelle che hanno ancora più difficoltà delle altre a entrare e stare nel mercato del lavoro. Quindi c'è il rischio che si apra un divario, anzi si è già aperto, un divario non solo tra si allarghi meglio, non che si apri, perché già l'allarghi, non solo il divario tra uomini e donne, ma tra donne più istruite e meno istruite, oltre che del nord, eccetera, quelle che possono fare il lavoro a distanza e quelle no, eccetera. Quindi è questo quello che è successo. Poi certo, su questa perdita di occupazione femminile dovuta ai settori in cui sono prevalentemente occupate le donne, si aggiungono le difficoltà dovute organizzative, dovute appunto alla chiusura dei servizi educativi, servizi scolastici, in parte anche i servizi domiciliari per gli anziani e così via. Perché ci sono donne che
non avrebbero perso il lavoro, non ancora, ma che dopo aver preso tutto il congedo parentale disponibile, eccetera, adesso l'hanno fatto retroattivo. Mi chiedo che cosa voglia dire. Onestamente, devo chiedere alla ministra Bonetti, cioè, una cosa può dire al suo datore di lavoro? Ah, guardi, sono stata a casa. Oppure, scusi, posso, cosa vuol dire retroattivamente stare a casa? Non l'ho capita, onestamente non ho capito cosa vuol dire che il congedo è fruibile in modo retroattivo, perché come dire, la presenza c'è adesso del bambino a casa, non c'è stato prima, non lo so. Vabbè, misteri gaudiosi della politica. Hanno inventato il congedo retroattivo che, confesso, mi ha molto colpito come cosa. Ma anche sommando tutti i periodi di congedo che sono stati possibili e che da novembre non c'erano più, quindi tutti questi, moltissime hanno gettato la spugna o sono state cortesemente invitate dal loro datore di lavoro a gettare la spugna o l'hanno gettata loro perché, e perché loro e non il marito, eccetera, perché sembra la cosa più razionale, perché di solito lui guadagna di più, magari lui ha un lavoro più sicuro, poi lei è più adatta, perché noi siamo un paese in cui vige ancora tra gli uomini e le donne lo stereotipo per cui l'uomo non è adatto ai lavori di cura, 50% delle donne e il 60% degli uomini. Ritiene che l'uomo non è particolarmente adatto al lavoro di cura. Allora, se l'uomo non è adatto al lavoro di cura e per giunta il suo stipendio è maggiore, a chi tocca se non ce la si fa di gettare la spugna? Sembra razionale. Certamente è suicida dal punto di vista individuale, ma sembra razionale dal punto di vista familiare, no? E quindi c'è questo. Riprendendo quello che diceva il monologo dell'attrice prima, ma quei virgolette fortunati che hanno fatto la dade magari l'hanno fatta in coppia, no? Per cui tutte e due in dade, ma non hanno cambiato nulla nella loro divisione del lavoro? Beh, qui ci sono un po' di ricerche che sono state fatte in questi mesi, a distanza anche queste, quindi i campioni sono a volte un po' particolari, ma tanti ne hanno fatte a Milano la Bocconi, la Cattolica, qui a Torino il Collegio Carlo Alberto di cui faccio parte, non io ma delle mie colleghe, l'ha fatta anche non l'INPTA, si chiama l'INAP, l'ex Ipsfol, ha fatto anche loro una ricerca. E insomma, tutte queste ricerche con campioni diversi, ma concordano su un fatto. C'è stata una quota di uomini che ha aumentato la propria presenza nel lavoro familiare, quindi bicchiere mezzo pieno. C'è stata una quota che a seconda delle indagini oscilla tra il 40 e il 60%. Ci sono due però. Uno è nelle cifre stesse, 40-60%, quindi c'è un 60-40% che invece non ha aumentato per nulla, pur essendo lì sulla scena familiare. E quindi, anzi, magari si è difeso ed è stato anche difeso, non disturbare il papà che lavora. È un classico. Quando io ero piccola, chiedo scusa di questo inciso nella notte dei tempi, quando ero piccola nella notte dei tempi, usava nelle famiglie medio borghesi, non particolarmente abbienti, non ho mai capito perché, che cioè, era un segno di distinzione, oltre al fatto di avere il salotto, il fatto che ci fosse lo studio per il padre e marito, anche se lui non era un libro, anche se lui lavorava fuori. C'era lo studio dove lui si poteva ritirare. Che dice, ma come? Viene a casa e si ritira. Si ritira. No, cioè, un posto dove si poteva come dire, allontanare dalla scena familiare, non essere disturbato quando non voleva essere per leggere il giornale, fare i fatti suoi, eccetera. Mentre la moglie invece teneva conto di tutto quello. Mia moglie, me lo ricorderò sempre questa cosa. A casa mia c'è stato fin quando è nato l'ennesimo figlio, quindi c'era bisogno di una camera da letto in più. Però non è che mi ricordi molto mio padre che si ritirava, però c'era lo studio.
lo studio, che era una cosa dedicata al padre. Ecco, anche adesso, anche durante la DAD, è più facile che sia lui che chiude la porta, lui che non sta sulla scena o che non si fa interrompere. Ma l'altro, come dire, però, rispetto al bicchiere mezzo pieno, e quindi quello che riempie l'altro, che svuota il bicchiere, spero almeno per metà, è che anche laddove gli uomini hanno aumentato un po' la loro presenza, le donne l'hanno aumentata molto di più. Perché è aumentato complessivamente la quantità di lavoro familiare da fare. Si è cucinato di più perché tutti mangiavano a casa 3 volte al giorno, posto che potessero permettersi di mangiare, perché non dimentichiamo una cosa che dirò quando domani devo incontrare Bianchi insieme ad altre persone, che chiudere le scuole vuol dire anche togliere la mensa ai bambini che spesso hanno nella mensa il loro unico pasto, e anche questo non è assolutamente pensato. Si pensa un po', i comuni pensano ai pasti a domicilio per gli anziani soli o inabili, ma non pensano ai bambini che hanno perso il loro pasto principale. Quelli che, vabbè, no, io lo trovo gravissimo questo. Questo non ci si è pensato l'anno scorso e non ci si pensa adesso. Ho chiesto cosa sta succedendo in Campania in tutti questi mesi in cui è stato chiuso, nessuno ha pensato che c'era un problema, cioè nessuno del pubblico ha pensato che c'era un problema di nutrire i bambini, letteralmente di nutrire i bambini. Comunque, quindi, sino, chi invece può permettersi di mangiare anche 3 volte al giorno, 2 volte al giorno, bisogna, di più, si sporca di più. Vabbè, forse si stira di meno perché ci si veste bene solo da qui in su, e il sotto si può evitare di. Ma come dire, si sporca di più, c'è più disordine e poi appunto c'è tutto il seguire la DAD, intrattenere i figli, come in quel cartello fatto dall'attrice prima, era molto interessante. Quindi è molto aumentato il lavoro familiare complessivo. E quindi le donne hanno aumentato, come dire, questo aumento non è stato compensato dall'aumento maschile, cioè, beh, uomini, per cui paradossalmente, nonostante ci sia stato un po' di aumento maschile, il divario nel carico di lavoro familiare è complessivamente aumentato. Per chi ha lavorato, sembra che questo non sia successo, anzi sia successo l'inverso, soltanto nei casi in cui, nei casi obbligati, verrebbe da dire, in cui lei andava a lavorare fuori, per esempio in sanità, eccetera, e lui o aveva perso il lavoro o era in cassa integrazione o poteva lavorare a distanza, quindi era lui il presente sulla scena familiare tutti i giorni e quindi ha dovuto far fronte. Però in qualche modo è stato solo il rovesciamento delle collocazioni spaziali tradizionali che ha obbligato questo anche rovesciamento delle responsabilità, altrimenti non viene normale anche quando si è entrambi presenti sulla scena domestica. Peraltro, no, a me non stupisce perché ricerche che erano state fatte in altri tempi su cosa succede quando lui è disoccupato, per esempio, uno diceva, o in cassa integrazione, che quindi cassa integrazione a 0 ore o comunque a molte ore. Non sempre questo significa un aggiustamento dei ruoli, perché in qualche modo succede anche che lui senta il bisogno di una compensazione, lei senta il bisogno di dargli di non farlo sentire umiliato. Già non lavoro e mi obblighi anche a fare i lavori da donna. Diciamola così. In parte succedono ancora queste cose qua. Quindi il quadro è questo. Qualcosa è cambiato e forse si può lavorare su questo, sul bicchiere mezzo pieno, forse si può lavorare un po', e però ci sono tanti aspetti che
che almeno in alcuni gruppi sociali, per alcune donne, per alcune famiglie, hanno subito un peggioramento rilevantissimo, a partire dal peggioramento delle disuguaglianze. Io chiuderei qui per adesso e aspetto altre domande. Ho già parlato troppo, ma ho anche Sì. risposto alle domande che vi erano arrivate, quindi. Buonasera a tutti, io sono Anna Gelli, intervengo a nome del CIF di Carpi e saluto la professoressa e le persone, insomma, che eventualmente ci stanno seguendo. Per UDI e CIF non è la prima volta che ci confrontiamo sui temi della pandemia, anche in settembre avevamo provato a così, riassumere le nostre riflessioni del periodo della pandemia in un documento che avevamo inviato all'amministrazione comunale chiedendo eventualmente, ci sembrava ecco un momento in cui le cose andavano un po' meglio e auspicavamo di poter riprendere i temi della condizione femminile, ma evidentemente siamo ritornati in un'emergenza Covid dall'autunno in avanti. E quindi i temi che sono a noi cari ecco, sono passati molto in secondo piano, se non in terzo e in quarto. Insomma, ci sono alcuni temi che adesso si parla solo di Covid, quindi molte urgenze vengono rimandate. Abbiamo poi avuto l'occasione, appunto nella ricorrenza dell'8 marzo, in queste settimane, in questi giorni, insomma, intorno alla ricorrenza, per confrontarci di nuovo. C'è stato un forum presso il settimanale diocesano e in quell'occasione effettivamente ci siamo concentrati sui temi, sui numeri del lavoro, sulla preoccupazione di tante donne che l'hanno perso, che non lo trovano, che hanno dovuto rinunciare magari a qualche loro sogno, a qualche loro progetto per rivedere tutta la loro condizione lavorativa. E, ecco, quello che le volevo chiedere era appunto se, visto che anche lei l'ha accennato prima, come mai in Italia permangono ancora tanti stereotipi e tante difficoltà, perché c'erano anche prima, quindi diciamo con la pandemia, con le condizioni che lei ha descritto, si sono ulteriormente peggiorate. Quali sono i fattori che in Italia rendono così difficile per una donna inserirsi o anche nel mondo del lavoro, trovare un'occupazione insomma, che la soddisfa, avere, come si dice in tante occasioni, il pari stipendio di un uomo che svolge le stesse mansioni, che ha lo stesso livello ed eventualmente, una volta insomma, finita la pandemia, cosa si può mettere in campo, quali sono i passi che eventualmente la società può fare per colmare queste differenze che in altri stati europei non sono così evidenti. Ma come dicevo prima, sicuramente in Italia i modelli culturali prevalenti, perché i dati che vi ho dato prima sono del 2019, mi sembra, l'ultima indagine Istat sugli stereotipi, e sono condivisi anche da una quota consistente di donne, questo è, non dico il 50%, poi se lo disarticolo. Se disarticolo questo 50%, vedo che di più tra le anziane, di più tra le meno istruite, di più nel mezzogiorno, ma è sempre molto alto, è sempre molto alto. Quindi bisogna lavorare moltissimo a livello culturale, sugli stereotipi, a partire dalla scuola, a partire dai modelli che vengono proposti, dalle indicazioni. E questo in parte ci tocca, no? Tocca anche a noi come madri, come insegnanti, ma anche nella comunicazione, perché proprio discutevo con una giornalista qualche ora fa, cioè, insomma, ogni tanto a me succede che mi sembra di tornare, anche se non è esattamente così, le cose sono un po' cambiate, a quando tantissimi anni fa le mie figlie, quando avevano 8-9 anni, un giorno mi dissero: "Ma mamma, perché in televisione chi dà le notizie al telegiornale sono tutti uomini, sono sempre uomini che sono intervistati, eccetera, eccetera?" E anche nei cartoni, mi dissero loro, fecero un'analisi perfetta della comunicazione, e anche nei cartoni animati le donne o sono vittime
Oppure se sono guerriere, sono cattive, alla fine perdono sempre, no? Alla fine perdono sempre. E mi fecero scrivere una lettera al consiglio di amministrazione della RAI, me lo ricordo. Ed era come, cioè, io ero già una femminista, ma era come se loro, nella loro ingenuità e dire, fresche, vergini di stereotipi, avessero detto: ma perché la televisione è in bianco e nero quando il mondo è colorato? No? Era proprio questa impressione, questa dissonanza rispetto a quello che si aspettava. E noi in Italia ancora un pochino continuiamo a pensare in bianco e nero, a pensare che il mondo sia così rigidamente, ciò che è femminile, ciò che è maschile, gli uomini non sono adatti, parliamo dei papà che si prendono cura usando il termine mamma, che è un po' dispregiativo, come se non appartenesse alla maschilità e alla paternità l'essere accudente, anzi fosse un po' rischioso, no? Perché se tu sei troppo accudente, sei troppo tenero, allora poi non sei autorevole, poi tuo figlio chissà come crescerà. E rischia pure di diventare omosessuale, poi c'è tutta questa idea dietro. Quindi c'è, bisognerebbe discutere, pensi, non è solo in Italia, ma tutto il dibattito su affrontare il tema del genere a scuola come immediatamente diventa un dibattito sull'orientamento sessuale, non un dibattito sugli stereotipi, no? Poi ciascuno ha l'orientamento che gli pare, ma già insegnare che maschi e femmine non significa che se sei maschio o che se sei femmina deve piacerti soltanto fare quelle cose lì piuttosto che quelle là sarebbe già, e che quello che fa l'altro sesso è disdicevole se lo fa un maschio o una femmina, già sarebbe importante. Questo significa anche che le bambine, le ragazze, non sono stimolate, per esempio, a imparare, ad appassionarsi alle materie scientifiche, che è una cosa che è una debolezza poi sul mercato del lavoro. Non dico che tutte, io sono laureata in filosofia, quindi non sono laureata in una STEM, una materia STEM, e non è detto che tutti debbano, però l'Italia è uno dei paesi in cui il divario di genere nelle materie, poi quindi nelle professioni STEM, cioè tecnico-scientifico, è più ampio e questo produce uno svantaggio poi per le donne nel mercato del lavoro. E se non stiamo attenti su come faranno, e quindi non è una questione per il domani, è una questione per l'oggi, se non stiamo attenti a come viene fatto, pensato il piano, il PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza e batte la pesca, secondo R, non mi ricordo cos'è, Ripresa e Resilienza, se investono più del 50% in digitalizzazione e ambiente, vuol dire che investiranno in settori a prevalente oggi occupazione maschile. Allora, da un lato dobbiamo chiedere che chi oggi perde il lavoro è a rischio di perderlo, venga socializzato e formato in quelle professioni che verranno fuori da lì, quindi anche le donne. E dall'altro dire non c'è soltanto quello in cui investire, perché abbiamo bisogno di investire anche moltissimo in infrastrutture sociali che nel nostro paese sono mancanti, non solo per creare occupazione per le donne, ma per creare benessere per tutti noi, sia ben chiaro. Servizi domiciliari, asili nido, che sono uno strumento di pari opportunità per i bambini, tempo pieno scolastico, che riguarda in me soltanto il 30% degli studenti, nella scuola dell'obbligo e così via. Però se noi investiamo in infrastrutture scolastiche, in infrastrutture sociali, in parallelo alle infrastrutture tecnologiche, allora creiamo anche domanda di lavoro prevalentemente, anche se non esclusivamente femminile. Poi possiamo anche decidere di investire per fare in modo che più uomini entrino negli asili nido e più donne entrino nel digitale.
Però nel frattempo non facciamo finta che non esiste questo divario, altrimenti rischiamo di, certo ci sarà la ripresa, ma lascerà indietro proprio le donne rispetto al mercato del lavoro. Quindi su questo bisogna lavorare subito, sia nel chiedere, io sono stupefatta, devo dire che in tutti questi mesi in cui si è perso tanto lavoro, occupazione, tante persone sono andate a spasso, tanti giovani non sono riusciti a entrare nel mercato del lavoro, non si sia pensato di mettere a punto nel frattempo un grande piano di formazione vera che riguardi, che incroci il piano della ripresa, altrimenti poi c'è il piano della ripresa ma non ci sono le persone. Quindi è su questo che bisogna chiedere e investire oggi e tutti noi dobbiamo lavorare moltissimo. Salve, la prossima domanda la faccio io, che mi chiamo Sara Guglielmino e rappresento UDI, una donna in Italia, sede di Carpi. Allora, la prima domanda è questa. Rispetto al fatto che durante questa crisi sanitaria le donne sono state le prime e in gran numero le persone che appunto sono state lasciate a casa. Come dicono anche i dati Istat che riferite a dicembre, appunto volevamo chiedere se, come e a che livelli, è possibile intervenire per ridurre notevolmente questa tendenza. Grazie. Come vi ho detto prima, come ho detto prima, il motivo per cui sono state prevalentemente donne dipende dai settori che sono stati colpiti, che sono stati chiusi. E aggiungo, è inutile illudersi che tutto riprenderà, riapriranno tutti i bar che hanno chiuso. Riapriranno tutti i ristoranti, tutti i negozietti che hanno chiuso, io ne vedo ogni tanto. So che forse la metà riaprirà, forse ce n'erano troppi, forse questo vale anche per alcune aziende più grosse. E quindi riprendo il discorso che facevo prima, invece di dire a queste donne aspettate quando sarà possibile riaprire il bar, eccetera, forse bisogna dire riorientatevi, cercate e offrirgli delle occasioni, delle opportunità per riorientarsi, altrimenti quando si dirà che sarà possibile riaprire tutto, molti capiranno vedranno che non possono perché hanno perso il capitale, molti autonomi o perché quel negozio in cui facevo la commessa o quel bar in cui facevo la barista non riaprirà mai più e non se ne aprono altri in alternativa, anzi, poi anche perché in parte anche con il fatto che un po' di lavoro a distanza rimarrà, non solo perché tutte anche le aziende stanno riorganizzando, quindi il modo in cui è stata anche organizzata la città, i servizi attorno ai grandi edifici degli uffici probabilmente non funzioneranno più in quello stesso modo. Bisogna cominciare a pensare adesso e aiutare queste persone a progettarsi e acquisire le risorse, quindi dargli dei soldi, non solo per traghettarsi verso un futuro che non sarà per tutte quello lì, ma dargli dei soldi per poter sopravvivere, traghettarsi verso il lavoro che ci sarà. Questo è, mi sembra molto più onesto ed efficace fare così che non dirgli adesso ti mantengo, forse. Ti do i soldi fino a quando, così che tu non vada in apnea, fino a quando poi il tuo bar o il tuo negozio non riaprirà. No, non va bene così. Ecco, io volevo riprendere, appunto, rispetto al tema femminile, volevo invece riprendere uno degli altri temi che ci è stato un po' a cuore in questo periodo, al quale abbiamo dedicato un po' della nostra attenzione, che è quello dei giovani e
in generale, insomma, degli adolescenti e dei bimbi più piccoli di cui parlavamo anche prima. E come CIF abbiamo fatto la scelta di così, dedicare un po' di attenzione e dare una voce ai ragazzi tra i 17 e i 25 anni, anche perché insomma, svolgere ecco, un'indagine con loro, fare rielaborare questi riscontri era più agevole, quindi abbiamo fatto una scelta. Abbiamo raccolto insomma, delle belle riflessioni che sono poi state rielaborate e pubblicate, insomma, riprese un po' dai nostri quotidiani locali in questo periodo, in questi giorni. Sicuramente questo piccolo campione, insomma, di ragazzi ha avuto modo di innanzitutto di riflettere sulla propria condizione claustrale di questo, insomma, di quasi un anno e potersi esprimere, insomma, dare una voce alle proprie riflessioni. Quindi speriamo, ecco, che sia stato utile per loro, è stato utile molto per noi. Io sì, ho avuto occasione di leggere la sua prefazione al libro di Vanessa Niri, quindi che riprende il tema proprio di questi ragazzi un po' dimenticati, il tema delle scuole chiuse, così a prescindere. E quindi le volevo chiedere se, appunto, come visto che le nostre famiglie, insomma, in generale, si aspettano anche così segnali di ripresa delle scuole, ma anche da un punto di vista organizzativo, formativo, che ci sia un rilancio, un'attenzione, non solo un tornare come prima, tal quale. Ecco, visto che la scuola ha bisogno di tanta attenzione, tante che ultimamente, insomma, è un po' mancate. Quindi le chiedo in particolare sul governo che si è attuale, se secondo lei il governo attuale può fare dell'educazione un tema centrale, importante. Dice di sì, dice di sì e il ministro, come dire, l'attuale ministro, nel libro che ha scritto, quando faceva il coordinatore del gruppo di esperti, aveva messo giù delle idee. Poco prima il giorno prima che venisse nominato ministro, ha fatto un incontro con, non so se voi sapete che esistono 10 reti di associazioni che si occupano di infanzia, eccetera, si sono messi insieme in una cosa che si chiama Educazioni, una sovrarete. Educazioni che, cioè, per mettere insieme un po' di forza di pressione sui temi che abbiamo in comune e su cui abbiamo anche un consenso comune. E abbiamo appunto abbiamo presentato delle richieste rispetto alla recovery plan, eccetera, in cui avevamo chiamato appunto Bianchi a fare da discussant senza sapere che sarebbe. Eravamo ancora nelle more, non c'era ancora, non si parlava ancora, sì, Draghi se ne parlava sempre, ma insomma stavano credo ancora cercando i responsabili, quindi non sapevamo cosa sarebbe successo nel governo, quindi non è che l'abbiamo scelto perché pensavamo che sarebbe diventato futuro ministro, ma perché ci sembrava una persona interessante. Lui sì, perché tra le cose che noi abbiamo chiesto è stato esattamente più investimento nella scuola in generale, ma in una scuola anche trasformata, sia nel senso che deve partire, non in senso scolastico, ma che i servizi educativi devono partire dalla primissima infanzia, che non è solo un problema di conciliazione, è un importantissimo problema di conciliazione famiglia-lavoro, ma è soprattutto anche un'importantissima risorsa di pari opportunità tra i bambini. Per cui, per esempio, il 33% mitico deve essere raggiunto a livello regionale almeno, non a livello nazionale, per cui c'è il 5% in Sicilia e il 40% in Valle d'Aosta, cioè deve diventare un livello essenziale dei servizi, per esempio. Voi forse non lo sapete, ma ci sono regioni del Mezzogiorno dove anche la scuola dell'infanzia è a tempo parziale e non c'è la mensa, dove il tempo pieno non è, il tempo pieno esiste solo nel centro-nord, non esiste nel mezzogiorno. Quindi vogliamo più
più risorse educative per i bambini e i ragazzi, ma anche una formazione per gli insegnanti che cambino il modo di fare didattica. E anche qui, io ne discuto, io non ho mai insegnato, sì, ho insegnato al liceo quando ero giovanissima, ma altrimenti non al di sotto di bambini più piccoli. Ma esiste una tradizione educativa e didattica importantissima in Italia da tantissimo tempo, pensiamo al movimento di cooperazione educativa, eccetera, e fanno anche in giro per l'Italia delle cose meravigliose che però non diventano sistema, cioè sono l'eccezione, sono una sperimentazione, non riescono a informare il modo in cui si insegna in modo normale. Poi c'è quello più bravo, quello meno bravo, ma almeno come metodologia. Basti pensare che, salvo che per gli insegnanti della scuola elementare, si chiama di primo grado, scuola di primo grado, chi insegna non deve necessariamente aver fatto neanche un corso di didattica, cioè, no? Quindi questo ci dice, la dice lunga su come l'aspetto didattico, cioè l'aspetto educativo, non solo di trasmissione disciplinare, sia poco riflettuto come cruciale. Pensi all'insegnamento della matematica, come, cioè, lo dico perché è quella materia che viene sempre definita come ostica per qualcuno e che dipende tantissimo da come è insegnata, no? Tantissimo, ma chi insegna matematica di solito non ha imparato o studiato come si insegna le varie metodologie di insegnamento della matematica. Ha imparato, se va bene, matematica. Cioè, ha preso una laurea, se va bene, in matematica o fisica o in ingegneria qualche volta. Non per insegnare, questo non succederebbe mai in altri paesi. Quindi questo, così come abbiamo chiesto il consolidamento anche dell'insegnante, non è possibile, siamo l'unico paese al mondo in cui a settembre non c'è il corpo docente stabilizzato, no? Inizia la scuola e c'è il turnover degli insegnanti, ancora adesso ci sono classi che non hanno ancora l'insegnante regolare, immaginarsi fare la DAD con 15 giorni, ogni 15 giorni cambia il supplente, chissà cosa imparano, voglio dire, qui questo. Però adesso, quando lo incontreremo domani, lo dobbiamo incontrare di nuovo domani, gli diremo anche che questi sono progetti da mettere dentro, almeno nel PNR, ma non credo che poi lui li porterà a termine, perché questo governo non durerà così tanto, quindi è inutile che lui ci venga a raccontare mirabili progetti della scuola del futuro, già che metta i soldi adesso e che metta le prime cose. Quello che deve fare è, da ieri, con il ritorno in DAD, e quest'estate, cioè per fare in modo che non che si allunghino le lezioni, un po' quello che aveva detto Draghi, perché si sono persi, si deve allungare l'anno scolastico in termini di allungare l'orario delle lezioni, ma per allungare, per dare un tempo alle scuole, agli studenti, anche con la collaborazione della società civile, delle associazioni come la vostra, eccetera, ai ragazzi, ai bambini, di riflettere, elaborare quello che è successo, perché nessuno gli dà il tempo di fare questo. Addirittura adesso, quando appena tornano a scuola, li caricano di verifiche, perché così li possono controllare, per cui gli rendono anche spiacevole il ritorno a scuola, che è tanto agognato, perché è solo pieno di verifiche. Quindi allungare il tempo perché recuperino questo, recuperino anche la socialità ludica, creativa, artistica, eccetera. Poi certo ci sarà anche un problema, ma da affrontare non tramite semplicemente che ti metto lì e ti faccio tante belle lezioni, di chi proprio non ha acquisito degli apprendimenti fondamentali, okay, o li ha persi. Già era successo quest'estate e non si è fatto nulla. Io avevo supplicato a Zolina di fare alcunché, ma no, in parte perché i sindacati si erano messi di traverso, ma in parte perché, quindi è complicata, la vita è complicata. Però questo bisogna farle lì, anche tutti dobbiamo insistere, invece che dire giugno sì, giugno no, dire sì, anzi le scuole dovrebbero rimanere aperte tutta estate, ma non
piene di didattica tradizionale e solo con gli insegnanti, ma come spazi in cui si possano fare delle cose creative, di elaborazione e così via, in collaborazione con altre competenze, così via, in collaborazione con le scuole, cioè che le scuole facciano anche un po' di regia, se vogliono, no? Che segnalino anche i bisogni che hanno. Invece subito si è detto sì, no, le vacanze. Le vacanze sono l'unica cosa sacra in questo paese, le vacanze della scuola sono l'unica cosa sacra e intoccabile in questo paese. Allora, la seconda domanda, per tornare un po' sulle donne e il mondo del lavoro, volevamo chiedere se secondo lei questa pandemia può aumentare la consapevolezza delle donne, ma non solo, riguardo alle discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, per esempio riguardo al gender pay gap e per esempio a quello che succede nel momento in cui una donna deve affrontare una maternità. Grazie. In parte sì, penso soprattutto sulla seconda aspetto, perché tutte quelle, come dire, le cose che abbiamo detto prima, cioè l'impatto sulle madri, in particolare di bambini fino alla scuola, in età fino alla scuola dell'obbligo, è stato pesantissimo di questo, cioè dell'aver scaricato su di loro dall'oggi al domani e anche adesso, no? Glielo si dice dal venerdì, se va bene dal venerdì al lunedì, qualche volta dalla domenica sera al lunedì mattina, no? Cioè qui c'è sempre, si pensa sempre che tanto c'è la famiglia e dentro la famiglia c'è sempre una donna, una mamma che risponde. Quindi su questo credo che siano diventate un po' più sensibili, ecco, le madri, ho l'impressione. E però questa sensibilità va, come dire, elaborata e trasformata in proposta, resistenza, eccetera, cioè perché altrimenti uno si arrabbia e basta. È però interessante queste organizzazioni diverse, io non apprezzo tutto quello che dicono o vogliono, soprattutto prima, adesso un po' meglio, questi della priorità alla scuola. E però è interessante quanti genitori si sono organizzati, sono quasi sempre mamme. Intorno a questo è interessante, cioè che la scuola è diventata una cosa importante. Sul gender pay gap, ho il sospetto che no, la pandemia non necessariamente, ecco, forse sulla maggiore vulnerabilità nel mercato del lavoro, ma questo forse lo sapevano già. Professoressa, stanno arrivando davvero tante domande da parte di chi ci sta. A che ora? Io poi rispondo. Insomma, non vogliamo abusare della sua disponibilità. Però okay, un quarto d'ora. Mi dica tutto. Le farei tutte insieme, insomma, o comunque qualcuna, poi dopo, insomma. Allora, una domanda, diciamo, che si allaccia a questo tema che ha appena affrontato. La grande forza delle conquiste delle donne è stata la solidarietà dei bisogni. È sparita questa solidarietà? Si chiede qualcuno. Abbiamo una domanda che arriva direttamente dal Centro Vivere Donna, che è un centro che sul territorio si occupa appunto di violenza sulle donne. Gliela leggo così come è arrivata. Sappiamo che la pandemia ha colpito soprattutto il lavoro femminile, in particolare le donne che si trovano all'interno delle case rifugio a causa della violenza di genere e che quasi sempre devono affrontare un percorso anche di autonomia economica. In questo particolare momento storico sono ancora più svantaggiate perché sono praticamente spariti i lavori legati ai servizi, appunto come diceva anche lei, bar, ristoranti, alberghi, verso i quali queste donne spesso si rivolgevano non potendo offrire sovente specializzazioni lavorative. Il risultato è che queste donne rischiano di rimanere all'interno delle case rifugio per periodi troppo lunghi, allontanando sempre di più uno degli obiettivi principali, che è quello dell'autonomia. Lei pensa che dovrebbero attivarsi delle iniziative specifiche per interrompere questo circuito vizioso? Mi riferisco ad una legge ad hoc che favorisca in maniera significativa l'ingresso di queste donne nel mondo del lavoro.
Ne faccio un'ultima domanda perché credo che ci sia già diversa carne al fuoco. Buonasera professoressa, spesso quando si parla di pari diritti alle donne si corre il rischio di volerle appiattire sullo stereotipo maschile. Mi ha colpito la vicenda dei fiori di Sanremo. Cosa ne pensa? Allora, solidarietà dei bisogni è sparita. Beh, non la sopravvaluterei nel passato, c'è stata e non c'è stata, insomma, le donne non sono mai stuttate tutte come gli uomini, peraltro, tutte uguali tra di loro. Sono semmai uguali nel fatto che anche quelle disuguali possono essere proprio colpite in quanto donne, possono essere o discriminate in quanto donne, ma... però non direi che no, non c'è stata, non c'è un meno di solidarietà, forse non ci sono più i grandi movimenti collettivi o riemergono periodicamente, più attorno alla violenza, cioè nel contrasto alla violenza, che non attorno ad altre cose, però è interessante che attorno al PNR, cioè ci sono diverse associazioni, quelle della Afrovito o altre, che si sono unite per tentare di fare una proposta. Magari si potevano unire di più, cioè farne una sola, però insomma è un po' complicato la cosa, però direi di no. Quanto alle donne che sono nelle case rifugio, ma in parte il discorso che facevo prima, capisco che la via più facile sia quella di farle entrare in lavori poco qualificati, però forse bisogna cominciare a pensare di, anche perché se questi lavori non ci sono, perché sono quelli più colpiti, invece di farle entrare in seri percorsi di qualificazione, quelli che possono, o anche di microimprenditorialità, cioè lavorare forse un po' di più non solo sulle poche capacità che hanno, ma sulla valorizzazione di quello che potrebbero imparare, magari no, o che magari fanno nel tempo libero e che invece potrebbe diventare un'occasione. Poi appunto non sono tutte persone a bassa qualifica, anche se magari è tanto che non lavorano perché hanno abbandonato per la famiglia o così via, ma recuperare, tanto dar loro la possibilità di acquisire qualifiche o competenze che magari non avevano, o recuperare competenze che hanno perso, è anche un modo per restituire loro una dignità, ogni lavoro ovviamente è dignitoso, ma anche un progetto di vita che non sia soltanto la sopravvivenza. E non credo che serva una legge ad hoc, servono misure per tutte le donne che fanno fatica. Perché? Perché devo fare una legge particolare per quelle che sono in una casa rifugio e non per una che esce da una separazione, deve guadagnarsi da vivere, anche lei ha il problema di entrare nel mercato del lavoro senza essere definita in una casa rifugio, o un'altra che deve mantenere i figli, cioè diventa poi una lotta tra i poveri, cioè chi ha, come dire, la figurina da spendere con un datore di lavoro. Occorre fare un serio lavoro di qualificazione di chi ha le capacità, le possibilità di essere qualificato, e poi anche di sostegno al reddito per chi guadagna, comunque essendo a bassa qualifica può aspirare a lavori solo poco pagati, magari può fare un pezzo di lavoro e poi avere un'integrazione di reddito. A questo dovrebbe servire per esempio il reddito di cittadinanza, cioè non solo sostituire un reddito da lavoro ma integrare un reddito da lavoro parziale. Anzi, io dico che se uno lavora un po', un pezzo di quello che guadagna dovrebbe essergli scontato perché fa qualche cosa, cioè, quindi dovrebbe avere un vantaggio in termini, non d'essergli tolto dal quello che guadagna tutto dal reddito di cittadinanza, ma questo è un altro discorso. E poi dunque, cos'è?
ho scritto male, non riesco a leggere la terza domanda. Gliela rifaccio. Sì. Appunto, spesso quando si parla di pari diritti alle donne... Ah sì, 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 l'ho capito, me la ricordo. Sì, assolutamente ragione, che è ciò che mi ha fatto un po' irritare del discorso di Draghi alla al Senato. L'ho anche scritto in un commento piccolo su un giornale. Perché lui ha detto giustamente che bisogna sollevare le donne dal peso del lavoro familiare che grava tutto su di loro, e in modo che, come dire, siano messe a competere a pari grado con gli uomini. Io leggendo quello ho detto, a parte il fatto questa cosa della competizione, ma è solo coi servizi che si può, cioè, quindi c'è il lavoro di cura e il lavoro familiare, glielo togliamo così loro competono. Gli uomini non devono fare nulla. Cioè, il modello è esattamente quello lì, cioè di liberare, che oltretutto è il modello che non funziona, perché per quanto o mettiamo tutti i bambini in un orfanotrofio e tutti i vecchi nell'RSA, così poi muoiono prima, ecco, oppure dobbiamo tenere presente che c'è sia il piacere che il dovere, ma comunque perché un pezzo di lavoro, di cura, di relazionalità, eccetera, ci tocca, altrimenti cosa li mettiamo al mondo a fare? Viene anche da dire, no? Le relazioni, anche la cura dei nostri compagni e viceversa, possibilmente. Per cui questo modello è quello che frega le pari opportunità, cioè la conciliazione. Se la conciliazione riguarda solo le donne, non sarà mai risolta, li alleggerirà un po', però poi quando tornano a casa gli tocca loro e per giunta si sentono pure in colpa loro se il bambino è un po' triste perché la mamma lavora, no? No. Allora, invece quest'idea che in parte va preso dai servizi, ma in parte va condiviso e che quindi va anche cambiato il modello di lavoro, i modelli di carriera, eccetera, eccetera, che anche gli uomini, è un po' il discorso che facevo prima, sui mammi, cioè che non è che gli uomini devono diventare mamme, i padri devono diventare mamme, ma che dovrebbe far parte normale della paternità l'accudimento. Ecco, l'accudimento. I diritti si salvaguardano se si tiene conto delle differenze, ma anche se non si esasperano le differenze, se non si cristallizzano le differenze, per cui a te tocca quello e a me tocca quell'altro. I diritti si incontrano se si ampliano i gradi di libertà. E ampliando i gradi di libertà si ampliano anche i gradi di responsabilità. Anche per gli uomini. Anche gli uomini devono fare un po' di quello che fanno le donne. E ritorniamo al bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Quindi sì, più che di conciliazione dovremmo parlare di condivisione, quindi cambiare anche... Condivisione e conciliazione. Condivisione, cioè io non so che qualcuno vuole sostituire, no, perché c'è poi anche il problema della conciliazione, perché anche quando abbiamo condiviso poi dobbiamo pure conciliare. Perché non è, cioè, che la conciliazione non è solo fatto mio, ecco, non è solo fatto delle donne. La conciliazione riguarda uomini e donne, punto. Fino a quando non verrà pensato che nel corso della vita sia gli uomini che le donne hanno delle responsabilità di cura, di relazione, di supervisione, di attenzione, quindi di dare del tempo per qualcuno, ma non solo quando c'è un bambino piccolo. Nel corso della vita ci succederà, anzi adesso succede moltissimo verso l'alto in modo molto più imprevedibile che verso i bambini piccoli, finché non si penserà che questo è un dato normale attorno a cui bisogna organizzare i servizi, il lavoro, gli orari e la normalità. Che la normalità non è che li delego a qualcun altro, una donna, ecco, dentro casa, e poi magari lei eventualmente fa. Ecco, finché non si pensa, non verrà risolto. Non verrà risolto e le donne saranno sempre non a loro agio
nel mercato del lavoro e anche in altri settori, ma non perché non sono capaci loro, ma perché stanno facendo troppo e altri stanno facendo troppo poco, dando per scontato che loro facciano. Allora, professoressa, non mi dica lei se possiamo, allora non abusiamo. Una domanda, ancora una e poi finiamo. Perché anch'io ho delle responsabilità familiari che premono alla porta. Allora le faccio una domanda sempre legata a Sanremo, no? Visto che abbiamo aperto con Sanremo, chiudiamo con Sanremo. Anche se i non... fiori, i fiori. Ah no, ma questa è una cosa che è rimasta molto italiana, molto vetero. Io ho vissuto un po' di anni in Germania e lì mi ha all'inizio colpito e poi sono stata molto piacevolmente colpita del fatto che lì i fiori vengono dati agli uomini e alle donne, cioè se si è in un convegno vengono portati i fiori a tutti i relatori, se si sta facendo l'addio a qualcuno che sta andando in pensione, andando via, che sia un uomo o una donna riceverà comunque un meraviglioso mazzo di fiori, ai concerti, ai cantanti, anche al direttore d'orchestra che è spesso un uomo vengono dati i fiori, cioè, è che è una cosa bella. Poi magari questi uomini non sanno bene cosa fanno e li passano alla propria segretaria o alla propria cosa. Ma il modello culturale è, che tra l'altro bellissimi i mazzi di fiori, una cosa molto bella. Per cui infatti io non riuscivo, essendo rimasta un po' là con la testa, non sono più a Berlino da un po', ma che problema c'è? E poi ho detto, è vero, in Italia li danno soltanto le donne, mi sono ricordata, li danno soltanto... Ma è rimasto qui così. E non direi, non è che la Germania è un paese così femminilizzato o anche così egualitario, però questa idea è che il fiore è un atto di omaggio, di ringraziamento, che neutro, gender neutro, è passato, passa, nella normalità, non so da quanti anni, ma io ci sono andata nel 2006 e lo facevano normalmente, cioè, e senza che nessuno lo segnasse, quindi era evidentemente ormai integrato nel modello culturale, perché nessuno lo notava, diceva l'ha andato agli uomini, hai visto, hai notato, invece qui si sono scritti tonnellate di righe inutili sui giornali per commentare che venivano a chi venivano dati i fiori. Però Sanremo, confesso, non lo vedevo, non mi interessava da piccola, continua a non interessarmi da grande, è un mio difetto strutturale di cui mi scuso, ma è così. Allora ci auguriamo che anche in queste piccole cose, da queste piccole cose, poi presto, insomma, anche in Italia ci accorgeremo, ecco, che potreste cominciare anche voi a regalare fiori agli uomini. Sicuramente è un'ottima idea. Così poi loro imparano a vederli, anche che è piacevole ricevere, è piacevole ricevere fiori. Io sono sempre contenta, basta che non sia mimose perché mi viene l'allergia, sarà un motivo per cui ho l'allergia alle mimose, ci sarà un motivo, ma comunque un motivo psico. Però ricevere i fiori è un fatto di molto gradevole, perché devono avere solo delle donne questa esperienza gradevole. Dalla prossima volta lo faremo, sicuramente. Vi sorprenderete, non sapranno bene cosa farne, diranno li porto a mia moglie, cercheranno una segretaria o una donna che non li ha ricevuti per darglieli, ma poi impareranno anche loro a prenderli. Allora, professoressa, la ringraziamo davvero tanto, insomma, di questa serata, davvero ci sarebbe stata la voglia, insomma, di ascoltarla ancora a lungo, speriamo di avere presto un'altra occasione, e quindi di nuovo grazie per questa partecipazione, grazie a tutte le persone, insomma, che hanno seguito questa diretta, grazie alle altre nostre ospiti, a Sara Guglielmino per Udi, a Anna Gelli per il CIF, a Maria Giulia Campioli che ci ha intrattenuto con il suo interessante intervento. Grazie ancora a IMAG, ricordo solo, vi rubo un ultimo secondo, ricordo che ci sarà un prossimo appuntamento, sempre qui presso la Fondazione Casa del Volontariato, sempre una diretta Facebook
sulla nostra pagina per questo percorso di cui vi parlavo all'inizio. Il prossimo appuntamento sarà il 16 di aprile, ore 18:30, sempre sulla Bacheca, in diretta, con Giovanni Tizian, giornalista d'inchiesta, che molti di voi conoscono sicuramente, attivo sul gruppo L'Espresso. Si parlerà di illegalità e infiltrazioni delle mafie, delle ricadute che la pandemia ha avuto anche su questi aspetti e delle difficoltà economiche appunto generate dalla pandemia. Ringrazio ancora tutti per averci seguito. Grazie di nuovo alla professoressa Saraceno per essere stata con noi. A voi e buona serata. Allora. Grazie.